Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Minecraft. Iniziamo. Bene, rieccoci qua dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Ho giocato un po' per fatti miei e ho fatto diverse cose. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che ho 24 slime, perché sono riuscito ad uccidere due slime ciccioni, perché ho trovato anche un'altra palude, però non mi ricordo dove era. Era dal lato sinistro, diciamo, della casa. E però penso che lo stesso questi 24 cubetti, diciamo, palline di slime, di gelatina, non ci servono, non ci bastano assolutamente per fare tutti i pistoni appiccicosi che ci servono. Quindi direi di scendere in miniera. Vabbè, comunque iniziamo a scendere in miniera per trovare, speriamo, i diamanti. Oh, qui c'è del carbone. Per trovare, speriamo, i diamanti, perché poi ci serve l'ossidiana. Male che va, mi crafto dei secchi al volo, così mi prendo acqua e lava e vediamo se riusciamo a fare un bel po' di ossidiana. Dovrebbero andare bene. E sì, siamo pronti per scendere in miniera. Magari lasciamo tutte le cose che non ci servono. Vabbè, adesso vediamo. Soprattutto a me, spero di trovare sì, ok, diamanti, ma soprattutto anche del carbone. Del carbone, volevo dire del ferro. Ma da dove scendo da qua? Perché sì, devo craftarmi gli utensili in ferro. E mi serve il ferro come la vita. Io da qua, se riesco a tuffarmi, vado di lusso. Ma se non riesco a tuffarmi, mi spacco la faccia. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. Non trovare mob brutti. Che poi mi avete detto che c'era lo spawn degli scheletri, però sinceramente non l'ho visto ancora. Vabbè, dobbiamo andare a controllare meglio. Le torce. Le torce. Torniamo sopra. Vado mo per ritornare sopra. È un macello. Vedi, se avessimo avuto l'ascensore, in 2 secondi sopra. No, ci serve come la vita l'ascensore. Per non è che sta sorgendo il sole. Però già che ci sono, io direi di raccogliere questo carbone da qua. Non è che ci fa schifo, voglio dire. Allora credo che il lato migliore per salire sia questo. C'è uno scheletro che, se riusciamo ad uccidere, forse ci dropperà il suo arco. Cosa ha droppato? Le frecce. Vabbè, meglio di niente. Abbiamo anche l'osso, così adesso possiamo addomesticare il cane se lo troviamo. Tra l'altro è più la vita che sprechiamo per salire. No. Ma perché, dico io? Perché? Siamo ritornati giù perché un creeper schifoso ci stava inseguendo. Adesso dobbiamo cercare di ucciderlo senza rovinare la montagna. Madonna, che paranoia sti creeper. Giancarlo, cosa fai? Sei Giancarlo tu? Sì, per forza sei Giancarlo. Oh, rieccoci sopra dopo essere morti praticamente, però. Eccolo dove era. No! Esploso, lo sapevo io. Madonna, ha distrutto tutto. Ma mai una volta che non ti stai fermo tu, no, eh? Vabbè, raga, non ci possiamo fare niente. Non ci interessa per ora. Poi lo aggiustiamo se ci interessa, forse. Andiamo da qua e scendiamo nel dungeon. Nel frattempo, solo per scendere dalla montagna, sono morto veramente quasi. Mangiamo. Bene, siamo pronti per scendere, sperando che non ci sia nulla ad attenderci là sotto. A parte, diciamo, escludendo i diamanti, parlo dei mob, non devono esserci. Dobbiamo scendere scavando sotto di noi, perché credo siamo quasi arrivati. Forse sì, ok. Siamo praticamente arrivati. Bene, adesso dobbiamo iniziare a scavare. Dobbiamo scegliere un punto dove iniziare a scavare. Nel frattempo mettiamo le torce, che io qua le tolsi, perché altrimenti... Oh sì, della redstone! Questa mi serve per fare i pistoni e per fare tutto quelle altre cose che mi serve. Ci ripuliamo tutta la zona bene, con calma, così. Tanto non abbiamo fretta. Ah, il piccone di ferro mi serve per estrarre i diamanti. Credo che abbiamo ripulito il tutto. Magari continuiamo a scavare e mo troviamo un tirannosauro qua. Ah, tra l'altro ci sono le ossa, ci sono i fossili. È vero. Madonna, ma immaginate, lo troviamo bellissimo. Ok, qui abbiamo trovato la redstone. Scaviamo dei corridoi random, così magari riusciamo a trovare qualcosa in mezzo. Mai nel mondo non c'è niente, quindi non troveremo niente, ne sono sicuro. Non troveremo niente. Mattola, abbiamo più! Mattola! Diamante e redstone! Raga, fortissime, abbiamo vinto il mondo, abbiamo vinto! Adesso dobbiamo fare soltanto attenzione a prenderli, perché se ce li frechiamo è la fine. Beh, madossi, li volevo proprio... Allora, diamanti! I primi diamanti della nuova stagione di Minecraft, bellissimi, bellissimi. Ma quanti ne stanno? Se avessi avuto del legno me lo sarei fatto adesso il piccone di diamanti, ma non posso, mannaggia. E di chi è la colpa? Dei creeper! Sempre. Ah, però c'ho del legno di abete. Addo, che culo, ce la facciamo. No, vabbè, ciao. Ciao, abbiamo vinto. Allora andiamo qua e ci andiamo subito a craftare un bellissimo piccone di diamanti. Così se troviamo l'ossidiana ce la frecchiamo subito già. Madonna, che bello. Madonna, che bello. Possiamo prendere tutti i diamanti del mondo se solo riusciamo a trovarli ora. Continuiamo. Ah, qui è dove inizia a scavare e c'è del carbone. Ho rotto dietro giusto per farmi uno spazietto, per avere più movimento. Vabbè, già che stiamo, iniziamo a scavare più da qua. Non si sa mai, magari mo troviamo gli altri diamanti. Vi immaginate? Cioè, va culo, impossibile. Oh, l'oro! Ma è ricchissima questa ascesa nel dungeon. Ci manca solo che dopo moriamo. Per coronare tutto, ci sta che dopo moriamo. No, non ci sta niente, non devo assolutamente morire. Usiamo il piccone di diamante. Madonna, com'è veloce, non me lo ricordavo proprio. Bellissimo. L'oro ci servirà per fare le rotaie. Nel caso in cui, le rotaie alimentate. Nel caso in cui faremo le rotaie per un qualsiasi progetto futuro.
Io comunque devo mettere una torcia perché altrimenti voi non vedete una mazza di niente. Bravi. Bene, abbiamo recuperato l'oro. Qui è dove troviamo un sacco di schifezze. Proviamo a scavare di fronte. Tipo qua. Vediamo che cosa troviamo. Oh, il lapislu. Si è rotto il culo. Ne ho un altro. Sì, che culo. Ne ho un altro. Lapislazzuluzzuzzuzzu abbiamo trovato. Questi ci serviranno più avanti. Ma molto più avanti quando andremo ad incantare. Oh, la redstone. Sì. Quando andremo ad incantare le cose. Speriamo che ce ne sia abbastanza. Perché mi sta scattando tutto. Sei emozionato. Anche tu, computer, lo so. Non ti preoccupare. Ma caso che su questo corridoio troviamo. Oh, il ferro. Sì. I diamanti ci mancano solo ora. Bello, tanto, tanto ferro, papà. Bravi, bravi. No, carbone. Però questo ci serve lo stesso. Bisogna avere calma e sangue freddo nelle miniere. Perché se scavi i diamanti alla fine li trovi. Ma no, però cioè, per fare l'ascensore ci servirà un sacco di ossidiana. Non oso immaginare quanto tempo se ne... Ma quanto carbone? Quanto tempo se ne andrà per raccoglierla tutta? Un sacco. Comunque devo fare le cose molto ordinate in questa nuova stagione. Ovvero per ogni cassa, in ogni cassa mettiamo... un materiale, oppure sì, se no è il delirio poi, è il macello. Voglio dire di arrivare là dove stava, diciamo, l'apertura del dungeon dove c'erano gli scheletri, ce ne torniamo al razzo dietro. Ah, qua c'è l'apertura del dungeon, possiamo continuare un altro po', dopodiché torniamo indietro per forza, anzi, torniamo indietro e scaviamo un po' indietro. Ferro! Sì, che culo, abbiamo trovato il ferro, che ci serviva, quindi ce lo prendiamo tutto. Perché non scaviamo pur di fronte? Vediamo se riusciamo a trovare qualche diamante o qualche altra redstone che ci serve. E fu così che non trovarono più niente. Immaginate, oh, troviamo. Si è rotto pure il piccone. Cioè, ci prova proprio di culo. Si è rotto pure l'altro. A posto. Cioè, fine. Che cosa mi rimane? Quello di diamante. Bene. Dobbiamo uscire dalla miniera perché non voglio assolutamente consumare questo di diamante. Vabbè, continuiamo per altri 5 cubetti. Se non troviamo niente, via fuori. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Vediamo se sta. 1, 2, 3. 4 e 5 carbone. Vabbè, raccogliamo questo carbone. Ne sta un sacco di carbone, bellissimo. Magari i diamanti erano così che ne trovavi 850 milioni, ne trovavi. E il mondo del carbone sottoterra lo troverai. Ah, questo è quello che ho scavato, lo chiudiamo per non confonderci, altrimenti qua succede il macello. Però io direi che se troviamo degli altri diamanti, cioè non è che proprio ci dispiace la cosa. Oh, redstone, yo bro, yo redstone. Oh my god, yeah, ah, ah, ah. Prendiamo tutto, che di solito, vabbè, fine, qua mo mi butto proprio sopra, perché di solito vicino alla lava c'è sempre... Ci sono sempre, quasi sempre, i diamanti. Oh, qua c'è anche la terra, quindi questa è una cosa aggiuntiva, un valore aggiuntivo, perché vicino alla terra ci sono i diamanti ancora di più. Si nasconderà questa terra, altra terra. Complimenti. Questa zona è meglio evitarla, perché se adesso muoio, perdo il mondo, quindi meglio se ce ne andiamo per adesso, sì sì. La caccia è stata abbastanza fruttuosa a livello di minerali in generale. Anche i diamanti li abbiamo trovati, non moltissimi, cioè un po', quanti sono? 5, abbiamo il piccone, quindi... ci basta e avanza. E come sempre è notte. Oh, scommetto che adesso moriamo. Siamo fortunati noi. Mo ci troviamo una crew di creeper che sta reppando magari qua in mezzo ai fiori. La luna piena. Oh, i lupi, no, i polli, stanno le uova. E con l'alba siamo arrivati sopra a casa. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Sì, missione compiuta. Adesso dobbiamo procurarci della lava, dell'ossidiana. Per fare l'ossidiana bisogna versare l'acqua sulla lava. Non direttamente sopra, ma farla scorrere sopra. Così si forma meglio, almeno se non sbaglio era così. E riscendiamo ancora una volta giù. Proviamo a versare un secchio di lava sopra l'acqua, vediamo se si forma. Che cosa sta succedendo? Si sta trasformando, si sta prosciugando. Fu così che formai la pietra. Però a me non serve la pietra, serve... Sì! È un cubetto, si è formato tre cubetti. Tre, basta, non di più, tre. Oh... ottimo. Ho sprecato la lava per... oh, un blocchetto. Ce ne serviranno almeno 164. Quindi fate voi. Quanto fa 164 per 13,5? Beh, 36 minuti ci vogliono per fare 164 cubetti di ossidiana. Stando a questi tempi, neanche per l'anno prossimo riusciamo a recuperare tutta l'ossidiana che ci serve. No, io devo recuperare assolutamente. Devo trovare una pozza fatta di lava. No, non ce l'ho più l'osso. Vabbè, la prossima volta. Cogliamo l'occasione noi anche per esplorare un po' l'isola. Ho visto uno Shrek, sì. Ah, vabbè, io continuo un altro po' d'acqua. Tanto poi devo tornare semplicemente indietro. E che lì c'è un duetto micidiale. Uno scheletro e creeper. Che se si mettono a cantare fanno una cosa micidiale a morte. Proprio bravo, incendiati e muori da solo. Uno Shrek. Oh, che bello. Mi piace proprio qua. Penso che abbiamo trovato... Madonna, quanti ne stanno. Penso che abbiamo trovato il posto della nostra seconda casa, forse. Non mi permette. No, quello piccolino. Come il... Madonna, che cosa ci sta venendo dietro il mondo? Madonna, ne stanno un sacco. Però la zona è bellissima proprio. Non l'avevo visto. Che mega pianura che c'è qua. È enorme. Oh, però la cosa buona è che nel... questo attacchiamo. Nelle pianure si possono trovare le pozze di lava. Quindi adesso andiamo alla ricerca di una pozza di lava, se riusciamo a trovarla. Anche perché non mi voglio allontanare tanto da casa, perché non ho il materiale giusto per vivere la notte. Madonna, bellissima. Oh, questa mappa mi piace un sacco. Molto più dell'altra. Davvero molto più dell'altra. Signor Mojang, gentilmente mi farebbe spawnare delle pozze di lava qua avanti, no? Ah, la palude! Zun zun zun. No, raga, io inizio a tornare perché sennò qua
Ciao, perché la spada mi si è quasi rotta, quindi ciao, fine. Torniamo a casa, se riusciamo. Facciamo attenzione ad attraversare la foresta qua, la foresta incantata. Però potevano mettere, cioè secondo me potevano mettere tipo i misteri all'interno del gioco, che ne so, qualche tesoro nascosto, dei simboli che si trovavano, che poi tu vedendo, leggendo le cose, trovavi tesori, boh, bellissimo, cioè secondo me ci sta di brutto, ci sta. Qua sta diventando buio, facciamo un sopralluogo, qui c'è lama marrone, quindi dovrei essere vicino a casa, lì sopra dovrebbe essere, su quella montagna lì dietro. Madonna che belli che sono i lama marroni. Guaglio, lasciate stare il mio lama, per favore. Ok, grazie. La reggia che si sporge sulla montagna, come sei bella. Anche a te. Oh, tu mi stai scocciando, Shrek, vattene. Via, 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 via. Devo fare assolutamente una spada di diamanti, perché con la spada di diamanti due colpi e uccidi tutto il mondo. Qua invece 75 ce ne vogliono. Oh, siamo a casetta, finalmente. Comunque io direi di fare una cosa. Al posto di fare il progetto dell'ascensore, ok, se le cose le troviamo, le troviamo. Magari poi gioco io e vedo se riesco a trovare. Però, più che altro, portiamo avanti la casa. Finiamo la casa e proseguiamo con la fattoria e tutte le cose base che ci servono per portare avanti al meglio il gioco. Altrimenti qua va a finire che facciamo lo schifo. Nel frattempo è arrivato il giorno, mi vado a craftare una spada di diamante. Anzi, ma devo portare questi bauli dentro. No, è meglio se. Sì, dobbiamo assolutamente arredare la casa. Beh, allora direi che per oggi possiamo concludere qua la nostra esplorazione. E raga, per oggi questo episodio di Minecraft finisce qua. Cliccate like se il video vi è piaciuto. Cliccate like anche se il video non vi è piaciuto, mi raccomando. Fatemi sapere come volete che andiamo ad arredare la nostra casa bellissima. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo episodio di Minecraft che arriverà presto. Io vi saluto. Wow!